Quanta sono le comunità di confine? Sono tutti quei comuni che ogni giorno convivono il confine con le regioni a statuto autonomo, province autonome e lo Stato di Svizzera e Austria. Significa tutti quei comuni che ogni giorno, essendo confinanti a pochi metri, vedono il trasportarsi definitivamente, quindi l'esodo delle proprie famiglie, dei propri giovani, dei lavoratori e delle aziende, delle partite IVA, dove ci sono più possibilità economiche rispetto alle regioni a statuto ordinario. Noi rappresentiamo 2,5 milioni di abitanti e siamo la seconda città del nord Italia. Dopo Milano ci siamo noi, 3 volte Torino, noi siamo 6 volte Vicenza, siamo 8 volte Brescia. Noi rappresentiamo quella parte di territorio che costantemente viene richiamato come il territorio che deve essere seguito, tutelato, controllato, perché è la montagna, e la montagna, se non viene tenuta, scende verso il basso. Ma sono quei comuni che, vivendo l'esodo e vivendo piano, poco alla volta, questa morte decretata dalla mancanza di contributi, di soldi, di possibilità di rimanere nel proprio paese, vedono, come dicevo prima, i nostri giovani che per il 60% al fondo perduto per la prima casa attraversano il confine a 100 metri, 50 metri, a 300 metri di distanza per andare nel paese vicino e portare là la residenza. Vediamo le nostre popolazioni invecchiarsi, vallate intere, vallate in montagne abbandonate, perché non abbiamo più quelle aziende che non hanno la possibilità, come succede in provincia di Trento, di Bolzano o della Valle d'Aosta, di poter contare su quei contributi particolari dell'autonomia, quindi del federalismo, che consente di avere quei soldi per sopperire e per coprire quei costi superiori. Noi abbiamo chiesto che vengano riconosciuti i comuni frontalieri assieme a questi e i comuni di seconda fascia, quelli confinanti a noi, affinché ci possa essere l'assunzione di responsabilità dello Stato e venga data la possibilità di essere alla pari, nulla di più, alla pari degli altri cittadini. Ebbene, nonostante questo, per la prima volta dal 2005, quando è nata la nostra associazione, per la prima volta questi fondi sono stati sospesi. Noi sindaci non lo accettiamo. È impossibile fare il sindaco così. Un sindaco vive con preoccupazione il lento morire dei nostri paesi, con un'ingiusta rassegnazione che cancella il diritto a sentirsi cittadini uguali e con le stesse opportunità di cui gli altri godono. Che se il presidente Berlusconi è una persona seria, e chiunque possa essere vicino a lui a consigliarlo è una persona seria, dimostrerà l'intelligenza di avere il rispetto, e scusatemi giro, di queste fasce tricolori e di questa gente che rappresentano solo ed esclusivamente il bisogno e la voglia e il diritto a sopravvivere nei propri paesi, senza morire.